Ciao a tutti, allora, le bimbe sono state 20 minuti a giocare con le costruzioni guardando i Teletubbies che fino a ieri non se le sono mai, perché le mie non guardavano tanto la televisione, prima sì, adesso no, giocano. Faccio una piccola premessa. sì, mio marito ha visto il video di ieri, che sarebbe oggi, perché, e mi ha detto che io faccio sempre i riti buddisti, cioè... Comunque, adesso che volevo iniziare a girare il video, hanno iniziato a litigare e quindi vabbè, lì c'è il marasma più totale, anche di qua, ma per fortuna questo non l'ho riuscita a vedere. Sto preparando, morendo di caldo, il cavolfiore col pomodoro. Allora, vedete tutto chiuso perché sennò si sentono i rumori della strada. La mia cucina è proprio sulla strada, quindi non mi sembrava il caso, quindi facimma morte zocco. Nel senso, morirò come un topo di fogna, ecco, un ratto gigante, perché le zoccole sono quelli mai viste, io devo dire la verità, però me ne hanno raccontate che sono belli lunghi. Io adoro i topi, però le zoccole, non so, mi inquietano un po'. Allora, ho lessato il cavolfiore. È una quantità spropositata di un cavolfiore, è molto cavolfiore. Mi raccomando, due cose. Chiudete le camere da letto quando lessate il cavolfiore, aprite la finestra, era aperta fino a poco tempo fa. Nel caso in cui puzzasse veramente tanto di cavolfiore e non avete voglia di aspettare il giorno dopo, mettete un pentolino a bollire mettete dell'acqua in un pentolino a bollire con dell'aceto che mangerà tutta la puzza. Che altro dire? Quindi il cavolfiore è micidiale. Il cavolfiore al pomodoro adesso ne faccio in grande quantità. È uno di quei piatti che io cucino quando ho veramente tanta fame perché mi sazia tantissimo e ne cucino in grandi quantità perché nel caso in cui avessi un attacco di fame dopo un'ora dalla cena, perché dovrei avere un attacco di fame un'ora dalla cena? Primo perché la psiche umana è quella che è, secondo perché ragazze... E cavolfiore e pomodoro, cioè voglio dire, non è che è tutta questa grande sostanza. Io però lo arricchisco stasera, nel senso che ci metterò il parmigiano grattugiato. Io nella dieta di parmigiano grattugiato ne ho 70 grammi. Ho parmigiano, io lo grattugio e ne viene, questi sono 59 grammi, quindi 11 grammi in meno. Guardate quant'è, sono 5 cucchiai e non è poco. Una scaglietta. Allora, quindi che cosa serve? Cavolfiore nella quantità che volete. Io metto la passata di pomodoro, potete mettere anche pomodorini. Olio, io ne ho un cucchiaio e poi il parmigiano. Io adesso è un po' presto perché sono le 7 meno un quarto, ovvero le 18:43. E quindi lo preparo adesso e poi lo mangio dopo. Anche perché mi vorrei lavare i capelli, devo lavare le bambine. Insomma, devo fare un po' di... Ah, volevo dire una cosa, se me lo concedete, ma concedetemelo. C'è molta ignoranza in merito e a me fa sorridere, ma non per altro, ma perché noto che certe persone vengono proprio a sfottere perché lo fanno apposta. Molti mi chiedono perché le bambine non parlano. Io ho fatto la stessa domanda al pediatra ieri, per Antonietta, perché ma parlano, perché non le vedete voi, parlano, dicono molte molte parole. Antonietta è leggermente più indietro, ma non è indietro. Quando ho detto, dottore, perché Antonietta ancora non parla come Stella, mi ha risposto perché è intelligente e quindi preferisce stare ad sentire e poi parlerà. Quindi il mio dottore ha un'esperienza... Quasi 50 anni di insegnamento, una cosa del genere. Qui io mi fido di lui, non mi preoccupo assolutamente. Quindi alcune di voi troppo solerti nel chiederlo e ripeterlo perché insinuano chissà che cosa. E che cosa vorreste insinuare? E anche se fosse muta mia figlia, cioè, che cosa vorreste insinuare? È bella pochezza di quelle persone che non hanno una vita, vabbè, vengono su internet a scrivere commenti poco carini. Mentre poi se andate a vedere sul
loro canale. Sono tutti un fiorire di commenti super 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 dolci sotto a video super 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 divertenti. E quindi la chiudo qui. E la vena no, non è che mi è partita la vena polemica, è che ho notato che un paio di persone lo chiedono in tutti i video delle bambine, lo fanno apposta, perché se qualcuno me lo chiedesse dice: Vale, ma non sei preoccupata? No, non sono preoccupata, perché tutto perché dicono parole, perché articolano frasi, perché si capiscono tra di loro, e se qualcuno fosse più preparato saprebbe che i gemelli parlano più tardi. E no, non mi preoccupo, mi dovrei preoccupare? Sì, mi dovrei preoccupare che cantano Heidi, Heidi diverse volte al giorno. Comunque, detto questo, cavolfiore, che più interessante, non delle mie figlie naturalmente, ma di questi commenti. Allora, questa è la pentola nella quale ho cotto il cavolfiore, l'ho scolato, come potete vedere ancora sporca, ci rimetto dentro il cavolfiore. Allora, ho scoperto due verità. Prima facevo così. Prima mettevo il cucchiaio d'olio che dovevo usare, dell'aglio, e facevo non soffriggere, perché mettevo direttamente il cavolfiore, e poi facevo quello che dovevo fare. Invece stavolta preparo tutto e poi alla fine aggiungo il cucchiaio d'olio, perché si sente molto di più l'olio extravergine ed è più buono. Metto un pochino di aglio in polvere, stavolta ho trovato questo, insomma è meglio l'aglio fresco naturalmente, però questo è più pratico in questo momento in cui io non ho voglia di sporcarmi. E poi che faccio? Se io fossi attrezzata come la mia cara Nigella, ma avete visto Nigella che cosa è successo? Io sono rimasta senza parole, prendo il mini beamer. Sono uscite delle foto su un giornale inglese, credo di qualche giorno fa, in cui lei ha avuto una furibonda discussione col marito, plurimiliardario con la passione per le gallerie d'arte, e lui le ha messo la mano al collo. Lei è uscita in lacrime dal ristorante, poi lui si è alzato e se n'è andato, lei è uscita in lacrime dal ristorante e mi dispiace tanto, perché a me Nigella piace tanto, spero non si faccia mettere sotto da un ometto del genere, perché uno che mette le mani addosso a una donna in un modo diverso da quello in cui dovrebbe farlo, è un ometto piccolo piccolo. Allora, io prendo il mini pimer e lontano da fonti di calore, il cavolfiore, ci sono qui naturalmente piace, come si dice, piace mangiare i cimetti, io no, anche perché in questo modo ingloba aria e dà una sensazione di sapore. Un po' di sale, ci manca solo che rompa il sale, il contenitore del sale, e poi metto la passata di pomodoro. Allora, io ne mettetela a piacere, perché tanto io queste sono cose che io nella dieta non ho, però mi serve anche per fare delle altre cose stasera, quindi ecco qui. Ho messo tutto, mia sorella lo chiamerebbe il pastone. E ora lo faccio sobbollire per pochissimo. Devo però staccare prima il mini beamer, perché se rimettete le cose a posto mano a mano che le usate, avrete una cucina in ordine. Che voglio via per culo. Io lo metto sul fuoco piccolo, perché il bello di questa pentola è che contiene grandi quantità di cibo, quindi quando devo andare a bollire il cavolfiore ce ne sta, poi dopo non mi servirebbe, però non ne voglio sporcare un altro, e che attacca molto facilmente. Quindi questa è la ricetta, nel senso che quando sarà caldo aggiungerò il cucchiaio d'olio o lo lascerò raffreddare e poi lo aggiungerò, e poi metterò il parmigiano, il grana grattugiato, il formaggio che ho. Posso mettere anche, io posso usare diversi tipi di formaggio, quindi l'ho provato con le sottilette light ed è buono.
e l'ho provato con la feta ed è veramente ottimo. Io poi trovo una marca di feta che mi piace moltissimo alla Lidl e mi ci trovo veramente bene. Quindi questo è tutto, questa sarà la mia cena di stasera, è molto completa. Oggi sentivo veramente, cioè nonostante il caldo, a pranzo ho mangiato la famosa insalata che vi ho detto con la lattuga, i pomodorini e le carote e sì, ho tolto le ciabatte di nuovo e una scatoletta di tonno naturale. E poi insomma ho fatto anche merenda, però oggi sento... Quello ragazzi è sempre la stessa cosa, sono in casa oggi, non devo uscire oggi pomeriggio perché ho delle cose da fare e puntualmente chi sta in casa sente molto di più la voglia di mangiare. Come potete notare ieri mi hanno già iniziato a massacrare le zanzare e quindi fatemi... Io ho una fissa, io appena apro qualche cosa, io sono per la conservazione dei cibi e per non interrompere la catena del freddo. Mi dovete vedere d'estate quando vado a comprare i surgelati, sono patetica e io vivo in un paese, quindi ci metto dalla cassa a 10 minuti, non si scongelano neanche. Però stamattina ho fatto tipo corsa contro il tempo, non correndo in macchina naturalmente, però insomma non, erano le 8:30, penso di essere stata una delle prime clienti. Vi voglio far vedere com'è il cavolfiore. Lo so che ad alcuni non piace, però per esempio si può gratinare, vedete? È una zuppa, sì, si può gratinare in forno. Sì, potete metterci, però il forno, cioè, eccomi, cioè aprire il forno adesso, il cavalletto, aprire, accendere e non aprire, se ci fosse mia sorella, e il forno adesso sarebbe da pazzi, quindi non esiste proprio. Io, ah, vedete, non è un brufolo, non è un brufolo, è una zanzara, ieri mi ha morso una zanzara 3 volte, uno su un braccio sinistro e una sul braccio destro, ed era sempre la solita... zanzara. Ah, e volevo dirvi un'altra cosa, non mi ricordo. No. Ah, sì, no, però non lo so se l'ho fatto vedere nell'altro video. Ho fatto lo smalto gel, si vede il colore. È un fuchsia, che è piaciuto anche a mio marito, devo dirlo. Vedrò come mi ci trovo, non è neanche una settimana che l'ho messo. D'estate non mi era piaciuto, ve l'avevo detto in un altro video perché mi accavallo con i video. Vabbè, comunque, grazie mille per tutti i commenti. Ho tanti messaggi di persone che mi scrivono, tanti commenti. Non sono Clio, ma c'ho il mio pubblico. Sto facendo un disastro. Sono una madre degenere perché ho fatto delle carote bollite per le gemelle. Sono cadute nel lavandino pulito, però sono cadute perché mi sono spostata. Vabbè. Quindi se non vi rispondo subito, non mi cazziate, prima o poi risponderò se riesco, scusatemi. Ma insomma, non è sempre semplice. E grazie a tutti per i bellissimi messaggi sotto al video delle bambine, perché veramente mi fa... Adesso mi brucio il cavolfiore in là. Veramente sono tanto contenta. Questo è quanto. Ah, questa preparazione col cavolfiore, mi trema la mano, perché sono con la destra. Questa preparazione con il cavolfiore, io quando posso ci aggiungo la pasta, nel senso che 50 grammi di pasta diventano una montagna di pasta col cavolfiore, quindi dà anche molta soddisfazione. Io spero che vi piaccia. Sarà un po' pesante per la pancia, perché in molti mi avete scritto che insomma il cavolfiore di per sé crea un po' di problemi, però insomma è troppo buono, io lo adoro e quindi ne vale la pena soffrire, soffrirò, perché io lo so che ogni volta che lo mangio questo male, oddio ne ho mangiato troppo di qua e di là, però insomma, vabbè, ciao a tutti, al prossimo video!